Reassignment. Nei meandri dello stemma, il detective Julie Kidman affronta Rui e i suoi demoni personali mentre cerca di portare a termine la sua missione. Che tra l'altro, io adesso non so se è vera la cosa, ragazzi, ma Ruvik, io mi sono sempre chiesto se si chiama Ruben, perché si fa chiamare Ruvik? Io non so se questa è una cazzata, ma rivedendo le live ho visto Ruben Victoriano, Ru di Ruben e Victoriano, Vic, Rubik. Io non so se è fatta apposta sta cosa, però potrebbe, perché non ho trovato altre cose di lore che me lo spiegano. Siamo The Assignment. Puoi aprire le porte mentre sbirci da una copertura? Hanno introdotto le coperture qui? Che tanto dovremmo poter riuscire a finirlo anche in una live. Esistevano insieme, ma ognuno aveva la propria visione. Era come se la coscienza dei pazienti riempissero i vuoti, creando una propria realtà. Dottor Marcelo Jimenez, il dottore. Giuramento. Sei armata anche tu di niente. Hai la furtività. Hai la stamina ancora più corta di quella di Sebastianic. La Sebastianic, sì, vai, un mischiadiccio. Mo esce dalla foresta. Vuoi che moro? Vabbè, non orgasmare, calma, oh. Rubik? No, il nostro caro amichetto! Spiacente, detective, metti i brividi, eh? Oscar! Ma che cazzo? Merda! Allora, lasciamo perdere le miriadi di piccoli orgasmi che sta avendo, perché va bene, giapponesi, donne, doppiaggio che fanno rumori, devono farli brutti. Ma quel tacco direttamente dall'armadio di Bayonetta, chi gli ha infilato il tacco qua? Ma neanche i tacchi a spillo delle mistress sono così sotto. Madonna, una bestia di Satana sta donna. Madonna mia, si è sporcata tutta di merda. Questa per ripulirla, visto che è una camicia bianca, zia, sono cazzi tuoi, eh. Questi sono cazzi veramente tuoi. Devi coprirci. Io, madonna, che infarto. Ah, sta avendo i flashback di quando siamo entrati nell'ospedale. C'è puzza di sangue, lo diceva Joseph. Ma stai impazzendo? Perché non si ricorda le cose. Noi sappiamo che lei lavora per conto di questa società e ce l'hanno infilata. Ok, lei salva con il gatto. Questo è il mondo vero, però. No. Ma che cazzo adesso? L'abstergo. Siamo nel sistema STEM perché ci hanno tolto dai ricordi tutte le facce delle varie persone. Che bel posto, sì, proprio abstergo. Mischiata un po' alla nostra cara Umbrella Corporation. Tanto si smuove, ha detto facciamo due passi. Dove cazzo è finito? Beh, fatti i due passi da sola. Ah, già è arrivato qui. I due passi, sì, il gioco. Sarà il DLC due passi. Lui dice, dentro al nostro sistema STEM, perché abbiamo scoperto che dove stavamo noi è letteralmente tipo una sorta di Matrix, chiamiamolo così, dove ci sono collegate tutte persone e c'è questo fantasma di nome Rubik, perché probabilmente noi abbiamo visto a fine del gioco base che c'era il cervello di Ruben Victoriano al centro della stanza a cui eravamo tutti collegati, però che in qualche modo è riuscito a mantenere il proprio senno, le proprie cose, e quindi ha cominciato a fare tipo virus all'interno del sistema. Infatti non a caso all'inizio di The Evil Within esplode la città. Col fatto che esplode la città, tutti vengono corrotti e compagnia. È una cosa brutta, perché giustamente gli sta sputtanando il loro sistema. Deve essere nostro. Ci permetterà di cambiare tutto. Tornerò con lui. Non serve ricordarti. Lei c'ha gli occhi viola. La lealtà è molto importante per noi. La fiducia è una valuta preziosa al giorno d'oggi. Quindi te lo chiedo di nuovo. Stai con la Mobius? Sì. Ho fatto la mia scelta. Ora devi far seguire i fatti alle parole. Minchia, questo doppia proprio standard. 1-1. Ora inizierò a contare. Oh! 10. 9. 8. 7. Che ma. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ora vorrei farti alcune domande. Ti sei mai sentita abbandonata da quelli di cui ti fidavi? Ah!
Ma non oh, madonna, ma perché i giapponesi dovete fa sti cazzo di rumori? Ogni volta che si muove orgasma. Oh Cristo, che cos'è sta roba? Ehi, c'è qualcuno? C'è qualcuno, ha visto davanti a sé il manichino mortale là. Quindi noi ci siamo collegati al sistema STEM tramite quest'altra zona. E lei non ha una torcia? Non ha un biga di niente? Qui c'è la torcia. Ok, mi ha risposto il gioco, va bene. È vivo o l'hanno inculato a sangue? Aiuto! No! La luce no! La luce no! Però, figata. Cioè, se ci sarà qualche cambio di gameplay, adoro. Ti prego! No! No! Quasi sono invece ispirati tanto a Silent Hill, le donne tutte deformi. Cos'è successo? Ma come? Oh porco puttano, l'ha spezzata a metà. Ha lasciato soltanto i marò. Ma quindi noi siamo entrati qua dentro per sapere che c'è il mostro. Ma quindi non saremo armati? No! Aio, nonno! Ok. Domanda Kidman, non hai un cazzo di coltello come l'altro nostro amichetto, no? No, no, dai, 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 ci credo che ci daranno un'arma. Bello che te la fanno puntare rispetto al rispetto a Sebastian. Oddio, lei può aprire le porte in furtiva. Sì. Oh, non mi devi far tutorial ogni volta. No, no. Minchia, comunque piotta, eh. Ma è stata vedere con sti tacchetti come core. Cioè, siamo fatti il corridoio. Sebastian da mo che era morto, stava con un polmone. Così. Beh, che giustamente fumatore ingallito. Ma voi siete scemi. La tessera, va bene. Non la fare! Nessuno. Leslie. Cercano Leslie. Sì, ho capito, ma sta torcia che è da Chicco. Fa vedere un cazzo, fa vedere. Ma... stato d'agente terminato. Autorizzazione negata. Cosa? Terminato. Ci hanno tolto dall'agenzia. Posso aprirla con il computer. Analisi dati. Ok. Figata. Ti vede solo quando è acceso il riflettore. Vabbè. Quelli erano veri, quelli erano rumori brutti. C'erano anche i cuoricini e... Non chiedo, ragazzi. Perché non ci puoi salire? Sono mo. Come cazzo non sono morto? Non lo so. Non ne ho idea. Ah, uno scan del cervello. Addirittura. Link. Puoi sorpassare le cose tu, sì. Dai. Dai. No, dai. No, dai. Kidman. Kidman, su. Su, su, questi tacchetti. Cazzo, se ha poca stamina, però. Cosa succede? Che Gesù ti distrugga. Chi è? Ah, cazzo, sei tu. Hai fatto biancazzo. Dobbiamo dare un nome al gatto. Lo chiameremo Joseph. Il nome del nostro amichetto morto. Beh, è una stanza dei server. Sicuro, almeno qua dentro è fresco. Che bel po'. Si è verificato un errore. Attendere il requisito del corrente. Oh Cristo, di nuovo là il mostro sexy assassino. Ok, però non ci sente, credo. Ma sto giocando a Dead by Daylight. Cazzo, ci sta anche l'elettricità. Tu puoi passarci qua? Sì, signor Tacchetti. Grazie per l'attesa. Grazie per l'attesa, tua madre. Carri!
Puttanone! La fa culo. Sì, convincente. Detective! Sono qui, sono salva! Sebastian! Joseph! Sì, convincente. Mobius, così ti hanno mandato a riprendere il ragazzo. E ti fidi di loro? Non illuderti. Sei sacrificabile come lo sono i tuoi compagni. Come lo ero io, dopo ciò che ho fatto per loro. Vedremo quanto sarai leale quando scoprirai la verità. Tutto bene. Figata! Cioè, tutto questo incipit che abbiamo giocato è stato il come lei si è ritrovata qui. Come lei si è ritrovata in questo posto. Figata. Ok, questo spiega perché ci hanno lanciato dentro Sebastian, Joseph e compagnia. Anche se sulla carta erano persone sane, però avevano problemi perché Joseph istinti suicidi, l'altro bevitore incallito. Però il loro obiettivo era quello di buttare dentro alla coscienza collettiva delle persone sane, perché così mettevano la loro mentalità sana all'interno dello stem, pulendolo. Volevano fare delle sorta di spazzini, che alla fine lo siamo stati, perché Sebastian e Joseph hanno ucciso un sacco di gente infetta, certo, con i tacchi in mezzo all'acqua. Raga, si è spezzata il naso. Kidman, mi sa che so cazzi tuoi. No, finalmente. Io sto sparando anche al mostro, ma non so se serve a qualcosa. Vai a fanculo, vacca. Ma che se, ma scarica. Ne abbiamo sparato 27 miliardi di colpi. Però mo è scarica. Si è scaricata anche la voce. Madonna ragazzi, mi è andato attraverso l'anima. Dell'immortacci mia probabilmente. No, mo ne esce uno. E che non lo sapevo. E infilati nel buco. Questo non è sicuro, no? Non ci può arrivare. Vabbè, rimaniamo qua per tutta la nostra vita. Apri. Apri. Infilati. Ti prego, ti prego. Ti supplico. Pormi vida locca. Però vedete, se voi siete piccoli maestri di Metal Gear, lo delle cive lo mangiate nella furtività. Perché tanto c'è proprio la cosa basica che se ti vedono vaffanculo. Oh, ciao. What a thrill. Vediamo se sei un coglione. Sei un coglione. Però bello che non la evitino. Buongiorno. Io, bom. Che facciamo, signora? Signora, non compro niente. Non compro niente. Ho detto che non compro niente. Vabbè, sì, vabbè. Va bene. Loro c'hanno la stamina infinita. Ok, comprendido. A posto. Sebastian, proviamo a sollevarla. Così Kidman passa sotto. Sappiamo dove è andato a finire Kidman. Che strano. Perché ti hanno catturato anziché ucciderti? Lui non mi riteneva una minaccia. Lui. Non gli fa niente sta roba di Ruvik. È immune alle onde. Joseph no. Io so chi sei. Non lascerò che tu lo prenda. Avresti dovuto eseguire gli ordini, Kid. Lui ha il caricatore però. Ah no, ok. Quindi in questo primo DLC proprio non spari un colpo. È totalmente furtivo. Ma perché sta orgasmando Gesù Cristo? E iniziamo bene, sì. Oh.
No, ma penso che questo sia il capitolo finale. Cioè, battere Joseph è il boss finale. C'è un'altra ascia lì. Quindi furtivi. Vieni a uccidermi se ci riesci. Ok, devo prenderlo furtiva. Vieni di qua, vieni, vieni, vieni. Non essere codarda. Vieni fuori, dannazione. Ma che cazzo? Sentilo come ride. Eccoti! Madonna, Joseph, mi fai paura più dei mostri. Cai calmo. Madonna, che inquietudine che mi mette Joseph così. Il nostro piccolo Oda. Eccolo, sta per entrare. No. Oh, che cazzo curi? Ma ho capito, ma si teletrasporta. Madonna! Vaffanculo, Kidman! Beh, lo comprendo, Joseph. Hai la stamina del grande puffo. Eccoti! Ma ste cose che servono, tipo per accecarlo? Ma hai capito, ma sei un coglione! No, non glielo posso fare. Aspetta, invece sì. Merda! Cazzo. Perché vuoi costringermi a farlo? Dannazione, Joseph! Non avresti dovuto immischiarti! Ci sono peccati di cui ti vergogni? Quindi il paesino che abbiamo visitato era il luogo natale di Kidman. Kidman, ma in che posto di merda vivevi? Eh sì, siamo qua. Ma sì, ma sarei scappato anch'io. Noi in Italia, se andiamo in un paesino non c'è la fibra, ci lamentiamo. Cioè, pensa ad abitare qua. Cioè, questi comunque non è che stanno nel 98, stanno nel 2014, nel 2016, quanto cacchio è, no? Il 2012. Quindi, cioè, guarda, in sto paese già che non siete morti tutti. Ma che cazzo ve magnate sta roba? Lasciata qui. Così. Ma voi siete matti in culo. Sì, vabbè, perché è palese che quella società prenda sotto il suo controllo, insomma, ha soldi, gente che non gliene frega un cazzo di nessuno, che non ha famiglia, che non c'ha una vita sociale, perché giustamente non devono avere collegamenti che li ricollegano a loro. Che alla fine ci sta, eh. Questa mi sa molto di Umbrella Corporation, ma molto più peculiare. Perfetto. L'ultimo sono io. La Madonna con la facepalm. Mima, che imposto di merda che mi ritrovo. Non ci vuole stare neanche la Madonna qua, ragazzi. Oh, cazzo, questo è un problema. La puoi saltare sta cosa, spero. Bravissima. Con i tacchi sempre, ricordiamo. Se ti fanno spawnare questo vuol dire che devi passare qui. È vero che sono ciechi, per fortuna. Pensavo esplodesse, ragazzi. Non so perché il mio cervello mi ha detto: se gli tiri una bottiglia esplode. Oddio, mo c'abbiamo lui in squadra. Ma Leslie è Leslie. Leslie, sei morto? Ok, no, è vivo. Pensavo gli fosse crollato qualcosa in testa. Ma che posto di merda è sta? Ho cambiato occhi. Andiamo. Avevo da parte un altro cambio. Adesso ho gli occhi azzurri, ragazzi. Anche se sta cosa dell'ognuno porta dentro quelle robe sue, quindi diventa tutto un mega mischiaticcio, è un puttanaio. Cioè, proprio analizzare la storia la prima volta su robe del genere diventa improponibile, perché se non conosci i personaggi, la loro backstory e compagnia, è un casino. Eh sì, è il simbolo della chiesa sta roba. Io pensavo che fosse qualcosa di Ruvik e compagnia, perché l'abbiamo visto pure dentro, te ricordi? Beh, perché con quel file abbiamo scoperto che è un mischiaticcio, punto. Cioè, non è che c'è stato molto da fa, è un mischiaticcio di tutte le loro cose. Quando l'hai ripresa la pistola? Del male. È tutto ok. Sono qui. Non ti faranno del male. E pensate che poteva risolvere tutto. Devi Kidman appena lo vedeva gli sparava un colpo modo in testa e ha fatto. Ruvik, che cosa vuoi da me? Ma te in cazzo. Esatto, cazzo. Mi sto assicurando che tu faccia il tuo lavoro. Come loro, anch'io non voglio materiali danneggiati. Stai indietro! Lui viene con me! Oh, lo spero. Non serve ricordarti le conseguenze di un fallimento. La tua gente non è la sola a fare affidamento su questo ragazzo. Ne hai bisogno per uscire. E anch'io. Ora siamo delle pedine, poi saremo vittime. Figata. Mi hanno ucciso. Mi hanno squartato.
e hanno preso ciò che gli serviva. Il cervello. Io distruggerò quello che vogliono controllare. Ah! Lui si è trasferito dentro Leslie, perché così tramite Leslie fa esplodere il suo vecchio cervello. Basta! Visto che è l'unica cosa che può far andare lo stem. Il mio veicolo. Io controllo tutto. Percepisco un conflitto di interessi. Qual era la tua missione di preciso? Credi che i loro occhi che tutto vedono siano ciechi qui? Ti hanno osservato. Chissà da fuori, infatti, che c'hanno tipo una telecamera alla Grande Fratello. Che cosa stai facendo, Kid? Devi riportare il ragazzo da noi. No! Ah, perché gli stava per sparare. Se parto fuori Leslie, Rubik verrà con lui. Non sappiamo cosa può fare. Io non posso permetterlo. Figa una cosa. Appena stava premendo leggermente il grilletto, hanno tipo cambiato zona, magari, no? Quindi tutti quei strani cambiamenti che avvenivano erano loro che da fuori cambiavano livello. La posizione di prendere simili decisioni. Un comportamento accettabile. Kidman, ci riporterai quel ragazzo. Ma quanto cazzo è alto st'uomo, io devo capire. Raga, ma è veramente guarda, 3 metri, un avatar. Kid, non puoi fuggire. Fatta apposta comunque la cosa. Come di chiamarla Kid. Ci hanno ostacolato, noi ti daremo la caccia. È una battuta da fare in inglese perché è Kid, no? Ragazzo, ragazzina. Torna indietro, Kid. Hai un lavoro da fare. Basta giocare. Basta correre. No! Fermo! Sta lontano da me! Che bello che le ombre sembrano artigli. Le ombre dietro sembrano tutto tipo oscurità. Brutto, 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 brutto. Brutto, brutto. Destro, sinistra, sinistra, perché vedo delle mani brutte a destra. Salve. Via, via, via. Vai, vai, vai. Più veloce che sai. Son pan di zenzero. Acchiappami non potrai. Beh, a sinistra. Mamma mia, sì, sono proprio degli artigli oscuri. Ecco la mano di Gesù Cristo. Ok. Oh, che figata le ombre. Salve. Salve. Vada via, Q. Minchia, sta cosa è inquietante. Torna indietro, Kid. Tu ci riporterai quel ragazzo. Avervi tutti in un unico posto può darci delle opportunità. Ma è finito così il primo DLC? No, lei viene con noi. È sotto la mia responsabilità. Ascolta, Seb, dobbiamo parlare. Stai perdendo il controllo. Con questa macchina posso tornare indietro. Possiamo continuare gli esperimenti. Ci sono cose qui che devono rimanere segrete. Il beacon. Spero solo di riuscire ad arrivarci. Il beacon. No, scusa. Quanta fretta con quella pistola, Kid. Che cosa credi di fare? Hanno fatto un teaser poi per il 2. Devo. Ah, ok. L'altro si chiama Le Conseguenze. Ma così, ma veramente? Perché giustamente non lo vuole più riportare indietro, perché si è accorta che ci è entrato dentro Rubik. E dato qua ci fanno scoprire pure quest'altra roba. E questa è la figata che vuole fare Rubik, perché non può distruggerlo questo puttanaio, perché c'è il suo cervello. Se uscire il suo cervello muore anche lui. Quindi che ha fatto? Si copia, si infila dentro a Leslie, quindi nuovo cervello, nuove cose, e poi può distruggerlo, perché l'unica cosa che permette allo stem di funzionare è il suo cervello.
cervello. Cioè l'ha fatto sul suo cervello, l'ha strutturato. Deve esserci un modo per ripristinare la corrente. Bestemmiare, fortissimo. Vedi che carichi tutte le lampadine. Te lo giuro. Allora, appena abbiamo questo ci salta addosso anche l'ira di Cristo. Io ve lo dico. Va bene, gioco. Ma perché ogni piano c'ha un generatore? Ma no. Brillante, Ruben era disturbato. Un compromesso. Un po' come me. Sembrava motivata, ossessionato da una non meglio specificata vendetta. Abbiamo scoperto ciò che faceva segretamente. Torture. Un debole per le trappole. Un vero serial killer mascherato da scienziato. Ah, ecco perché per tutto lo stem è disseminato di trappole ed esplosivi e cazzi e mazzi vari. Perché era una sua piccola passione da psicopatico. Figata. Ma poi tutti gli studi hanno fatto e ci hanno infilato tutti i matti qua dentro. Tutti si auto, si fanno, si cambiano a vicenda, tutti ficcano le loro cose. Ci mettono 7 matti e 2 persone normali. Ma che cazzo volete che viene fuori? Oddio Cristo. Cosa avete fatto di Ruben? Menes, se l'è andata a cercare. L'hanno gli abbiamo dato bastardi. Dov'è? Un'altra torcia, sì. Se proprio vuole saperlo, è nella stanza accanto. Venga, venga a vedere. No, madonna, adesso lo porta nell'altra stanza e c'era solo il cervello. Oddio, dissezione. Minchia, questo luogo, perché è l'ultimo posto che ha visto Ruben. Questo è dove c'era Laura. Oh, Cristo. L'hanno dissezionato vivo. Ruben Victoriano. Che tra l'altro è il primo paziente 001. Sei stata assegnata alla tua squadra per un motivo. Castellanos e Oda non sanno nulla, ma stanno cercando delle risposte. Cercano noi, quindi? Uno di noi. Ma in questo modo possiamo eliminarla. Avervi tutti. Uno di noi. La poliziotta in prigione si infila. Chissà chi era la poliziotta. Non era per niente Mira. Chissà chi si. Chi tra noi due vuole essere ucciso da Castellanos? Darci delle opportunità. Oh, il dipartimento. Missing. Oh, Pedro Martin e Marta Martin. Il keeper e la figlia. Fernando Cabrera. Questo dovrebbe essere, se mi ricordo bene il volto, l'ammasso blob di merda. Ma perché cazzarola sti robi li mettete sfocati? Perché dici sono nomi che non ce ne devono fregare niente a noi. Sushi. Questa è palesemente la cosa di Oda, perché è tutta quella roba giapponese. O è stupido come pensiero? Salve. Come sta lì? Benissimo, tutto fila liscio. Ah, guarda che ancora non aveva la barba. Si prendesse più tempo per sé. In pratica non è andata in maternità. Ah. Una delle migliori di Crimson City. Poliziotto eccezionale. Ma ce la caveremo senza di lei ancora per un po'. Meglio che non ti senta parlare così. Ti prenderebbe a calci nel culo, Joseph. Sembra molto prima del mio arrivo. Sono tutti molto più giovani. Lo stavo a pensare anch'io, infatti. Sebastian non parlava di una moglie. Tantomeno di una figlia. Sì, ma infatti stanno infilando un sacco di robe fighe di lore per farti capire, collegamenti e compagnia. Bravi. Questa cosa che ci sia il cazzo di segnale exit in basso e non in alto non l'ho capito, però. Bravi, fighi. Ok, questo secondo mi sta piacendo molto di più. Non posso fermarmi. Corri con i tacchetti, corri. Dove no, finita la via. C'è problema, Kidman. Non so dove caso andare. Qui? Ah. E non l'avevo visto, Romano. Era letteralmente il sentiero. Che hai visto? E anche Joseph. Vi ho trascinati io qui. Cosa? Oh, però cucciolina, a un certo punto avete visto. Cioè, vedi, questa è sempre la solita cosa che te le pongono male nella trama principale. Però lei a un certo punto gli è dispiaciuto perché giustamente non li voleva uccidere compagnia. Poi mo devo capire perché ha sparato a Joseph. Circostanze, forse mirava a Leslie più che altro. Esatto, sì, gli DLC ti fanno capire che in realtà è una ragazza che per determinate circostanze si è trovata in determinate situazioni. Però... Oh, oddio! Oddio, sì, finalmente. Delle cazzo di pistole. Dio. Troppo tempo sono stato disarmato. Troppo tempo. E lei può usare anche le coperture. Madonna, io ragazzi godo. Venite. Bob.
Cioè, vedete, se fin dall'inizio tu mi hai dato una roba del genere, era molto figo perché lei con le coperture che corricchia, ti devi gestire la stamina e compagnia, era molto figa come cosa. Perché ti sapeva un po' tipo il DLC all'Ada, no? Con il personaggio femminile, ti fa capire il perché era lì. Ah, la signorina. Merda! Questa volta non fuggirò. Ah, oh, sto giro possiamo trivellarla di colpi, sì! Sì! Ah, cazzo no! Oh, cazzo no! Uppa! Credo sia crashato il gioco. Il gioco dice no, aspetta zio, la shotti troppo veloce. No, non si può. Dimmi che m'hai salvato all'inizio della fight. Ti è suppico. Pormi e meta loca. Ok. Buttati! E non ce l'ha fatta. Ho capito, ma è un bastardo. Ma perdonate, mi ha chiuso il gioco e poi mi ha fatto spawnare davanti al boss. Ma è bastarda. Oh mio Dio, spero che non sia qualche cosa tipo stupro o altro. Perché col fatto che c'ha il ventre distrutto e mezza sexy, io spero che non sia qualcosa veramente alla Silent Hill, come i problemi mentali verso la donna che c'aveva il protagonista. Perché dice il tuo corpo, il tuo corpo. Guarda che bello che si gira di scatto per fregarti se gli stai dietro. Minchia, che merda mirare su sto cazzo di gioco. È una cosa che mi dà proprio fastidio. Ma perché c'ha pure quella cosa della skill, proprio che l'arma c'ha la precisione, che non è tipo Resident Evil, che tu stai a mirar lì, stai a mirar lì. E questa io penso sia una cosa che hanno aggiunto per ovviare non a dei problemi, ma a degli avanzamenti tecnologici. Perché Resident Evil, col fatto che la mira e lo shooting era molto più lento, dovevi centellinarti i colpi. Ma qua, col fatto che la mira è molto più arcade, perché giustamente è avanzato tecnologicamente, se tu c'hai tanti colpi e c'hai una buona mira, il gioco lo devasti. E quindi per ovviare ci hanno messo questa sorta di difficoltà artificiale chiamata la precisione dell'arma. Ho tre colpi, devo usarli bene. Ti ha mandato Rubik. Beh, spero che abbia capito. Ma perché Rubik ha mandato una roba del genere? Magari letteralmente la perversione di Rubik in queste cose? No, dai, te prego. Kidman, potevi piarla. C'hai le mani fatte de merda, bucate come quelle di padre Pio. Ma come cazzo è possibile? Sto rumore è brutto. Che cazzo è il cane? Ma sì, ma è comunque Rubik e Leslie c'hanno dei momenti in cui fanno degli urletti da donna. Ma cioè non è che per insulto, c'hanno proprio la voce femminile. Ma perché? Io pensavo che fosse qualche, io davo tipo Kidman come la mega ultra malvagia. Invece no, è perché c'hanno sta voce femminile ogni tanto. Ah, porca puttana. Si sono dimenticati di doppiarli. È il doppiaggio in inglese. Ma vaffa, io mi ero fatto le teorie nella campagna principale che potesse essere Kidman che faceva finta di avere l'aspetto del... Ma andatevene a cagare, vi pesava solo. Ma bolla sta bottiglia. Ma quando cazzo me lo dite? Quando cazzo me lo dite che ti puoi portare le bottiglie appresso, brutta stronza? Quell'altro rincoglionito no. Cioè, se portava i fucili a pompa, le balestre, i revolver, la pistola, il cecchino, se poteva mettere una cetta e una cazzo di bottiglia in tasca. Questa sì. Porca Eva. Gesù Cristo, iddio. Io pensavo mi avesse sciottato. Basta con questa merda. Madonna, muoveva pro il buco del culo. A sta la vista. Bonjour, mon ami. Bello come qui si è diventato molto più pericoloso. Figata. Cercando di salvare un mondo che non si è mai preso cura di te. Figata queste cose. Sono veramente veramente belle. Stiamo entrando nel beacon. Bello come ogni persona abbia avuto il suo cammino verso questo posto completamente diverso dall'altro. È veramente una figata. Dai, dai, più veloce. Zampetta. Non rispondi alle mie domande. Hai paura. Che tanto noi siamo ancora su quella sedia. Noi siamo ancora su quella sedia davanti a lui, perché giustamente questo non è il mondo vero. Ma quando si prova la vera paura, si può essere controllati. Adesso ci apparirà davanti, no? Plasmati. Lo Stem è un vero abominio. Una macchina appositamente progettata sulla paura. Ma in un certo senso è perfetta per ciò che vogliamo.
Tu sarai la prima. Ti piegherai a questa paura oppure morirai. No, non ha funzionato perché... Tu sarai l'esempio di ciò che noi diventeremo. Leslie, aspetta! Non ti muovere! Sì, ti ha proprio sentito. Scusate, ma se... Vediamo se hanno fatto la botta alla Metal Gear. No, peccato. Sarebbe stata figa come cosa. Ma che cazzo? Bravi, bravissimi. L'hanno fatta la Metal Gearata. In Metal Gear tu potevi uccidere Snake, però se uccidevi Snake ti veniva fuori finale invece di game over, paradosso. Qua hanno fatto la cosa, se lei fosse entrata avesse sparato al cervello di Ruvik, tecnicamente fine, stop, fine di tutto, no? Bravi. Invece ti fa il glitch, no, non wake up to reality. Hai finalmente una faccia? Hai fallito. Ti abbiamo dato degli ordini e hai fallito. No. Tutto questo non è reale. Tu non sei reale. Ti piacerebbe crederlo, ma io sono proprio qui. Sono stato con te tutto il tempo. Tutto questo è un incubo. Ma io non ho più paura di te. Questo dimostra quanto poco hai capito. Dovresti avere molta paura. Sei dei nostri kid. E conosci le conseguenze del fallimento. Ah, c'ha il paletto del simbolo. Di abbandonarci. Ah, proprio con lui. Letteralmente Xehanort. Cioè, i 13. Bella la scena con lei che ricarica. Ne ho avuto abbastanza. Facciamola finita. Quindi? Ok. Questa è struttura. Evil con la maglietta rossa. Però vedi, loro non sono rincoglionite come il nostro. La usano l'accetta. No, devo ricaricare. Aspetta, signora. Puttana. Cioè, sono me stesso, non dovrei insultarmi. Però avete capito. Figata. Pensi di poter fuggire? Hasta la vista. Ah, va culo. Bitch. Minchia, no, aspetta, adesso siamo fuori? No, siamo ancora tutti scocciati, non possiamo essere fuori. Però è anche vero che se la tua mente muore nello stem, muori anche fuori. Attenzione, incocca il colpo. Pensi di aver vinto? Hai davvero così? Tu non sai niente. Io sono con te. Io sarò sempre con te. Finalmente la faccia. Sono più forte di quello che pensi. Vediamo se aspettiamo se succede qualcosa. No. Credi abbastanza in te stessa? Ha sparato da solo? Abbastanza da affrontare non le ho fatto io. Delle tue azioni? Peccato che non ci sia stata qualche chicca. No, muori proprio, Fatal. Ti scoppia totalmente, cioè, stiri male. Che diavolo? Ok, quindi quello che ha fatto Sebastian dentro ha avuto successo.
Agente Kidman, siamo noi a lui. Da quanto tempo? 37 minuti dal primo impulso. Come siamo finiti qui? Non è Mira. Cosa sta dicendo? Datemi un minuto, devo schiarirmi Mayra. Le idee. Mayra, ci servi qui. Bene, ma abbiamo saputo che vuole un rapporto non appena farà ritorno. Mayra. Dato Mayra, io la chiamavo Mira. Hanno portato via Joseph. Però mi sa. Ah, merda. Una cosa è stata marcata con quella roba. Che sia quel mega ago che gli hanno messo all'inizio. Ho fallito. Non contavano su di te. Ti sono debitrice. Bentornato nel mondo reale, Sebastian. Spero che troverai ciò che cerchi. Lasciatelo. Anche quei due. Non se ne andranno. Nessuno lo farà.